Benissimo, e allora due parole, sì. Ringraziamo la rappresentanza appunto del Comune Civitavecchia. Sì, porto i saluti del sindaco Ernesto Tedesco, che sarebbe voluto essere qui ma era impegnato in altre parti, quindi non poteva raggiungerci. È con vero piacere che ho colto questo gradito invito da parte di Rita Brusato, perché già ho apprezzato, ho avuto modo in passato di apprezzare direttamente anche qui all'interno le vostre performance veramente molto particolari e di eccellenza, se devo dire. Quindi sono molto contenta per la nostra città che possa accogliere dei talenti. E sicuramente questa sera avremo nuovamente modo di sentirne le capacità e le grandi genialità. Quindi grazie ancora e buon spettacolo a tutti e grazie tante a te. Grazie. Volevo dire che appunto questa sera sono presenti tanti amici, tanti ospiti graditissimi, tra questi molti maestri di musica, quindi che mi auguro apprezzeranno questa esibizione. Allora, niente altre parole perché è solo uno spreco di tempo, quindi vi ringrazio ancora una volta e allora è via. E lo presenterà direttamente la dottoressa, professoressa, ce la mettiamo tutta e allora ringrazio. Benvenuti. Mi perdonerete, sono veramente emozionata di vedere tante facce, soprattutto tante facce amiche. E sono veramente, veramente emozionata. Grazie Rita. Grazie. La prima volta che prendo la parola veramente su questo palco in solitario, devo essere sincera. Però sono molto orgogliosa perché questo progetto è nato dalla collaborazione tra due realtà che a me sono molto care, ovvero l'Unione Musicale Civitavecchiese, che ringrazio nella tua persona in qualità di presidente, il nostro direttore artistico Tiziano Leonardi, il nostro vicepresidente Max Petronilli, che sono sempre veramente al nostro fianco per l'organizzazione, pronti ad accogliere qualsiasi proposta sempre con entusiasmo. E l'altra realtà, che è quella che vi vado a presentare tra poco, che è appunto quella di questo quartetto. Un quartetto composto da me e dai maestri Augusto Travagliati, Amedeo Ricci e Marco Luchetti. Questo concerto è appunto il simbolo della collaborazione tra i nostri territori, perché vedo tante persone amiche veramente venute dai territori di Laviscoli e Cervelli, perché siamo tutti maestri provenienti appunto da Cervelli. Però ecco, sono veramente fiera di proporre qui la prima di questo concerto, in quella che per me è una seconda casa ormai, grazie. Il progetto di questo quartetto è nato subito dopo l'estate e in brevissimo tempo è diventato però un lavoro entusiasmante, veramente di grande valore, di grande impegno, che abbiamo sposato tutti e quattro con grandissimo, grandissimo impegno. Il quartetto è stato dedicato ad una importante figura del panorama clarinettistico del secondo Novecento, che è il maestro Ulderico Paoli, una figura che avrete modo poi di apprezzare successivamente, poiché ci alterneremo nella presentazione dei brani. Il maestro Ulderico Paoli è stato il diretto insegnante degli altri tre componenti del quartetto e dunque indirettamente anche mio, essendo stata poi io loro allieva e poi successivamente anche allieva del maestro Piero Iacobelli, che vedo in sala con grande piacere. E quindi, senza indugiare oltre, vorrei dedicare questo concerto al futuro della musica, al futuro di questo strumento e agli allievi tanti che vedo in sala. Questo concerto è veramente per voi. Siete l'ultimo tassello di questa catena che parte da lontano e deve continuare ad andare. Vi presento i maestri, Amedeo Ricci. Grazie.
Risposta, una caratteristica che poi si ritroverà anche nei successivi movimenti, il secondo e il quarto. E il terzo movimento invece è un movimento lento, cantabile, tipico della cantabilità italiana. Volevo dire due nomi, noi ci chiamiamo quartetto Ulterico Paone. Perché Ulterico Paone? Noi siamo stati alunni direttamente o indirettamente del maestro, che è stata una figura importante per noi, ma è stata una figura importante nel clarinettismo nazionale, internazionale. Chi era? Dico alcune cose. È stato primo clarinetto al San Carlo di Napoli, giovanissimo, vinse,
e successivamente è stato primo clarinetto dal Teatro dell'Opera di Roma. Scusate, c'è un po' di emozione. Tutti ci hanno chiesto perché Ulrico Como. È stato poi primo clarinetto al Teatro dell'Opera di Roma, ma senza concorso, perché era fama e era già famoso. Tanti attestati di stima da parte di compositori e direttori d'orchestra, Hindemith, Ildebrando Pizzetti, Mario Castronovo Tedesco, eccetera, eccetera. E ha suonato in diretta Rai nel 1962. Oggi è difficile trovare un concerto per clarinetto orchestra, per corno orchestra, per fagotto orchestra. Qualche volta si trova il pianoforte, gli strumenti a fiato. Nel 1962 la Rai lo chiama come clarinettista ospite ed esegue in diretta, quindi non registrato ma in diretta, il concerto di Mozart. E ha fatto altro. Noi ci siamo particolarmente legati, lui è venuto a mancare qualche anno fa, l'anno scorso avrebbe compiuto 100 anni. E quindi abbiamo deciso di legargli il quartetto. Quartetto che andiamo a fare adesso è stato un intuito del maestro che lo trascrisse nel quartetto dei clarinetti. Abbiamo ritrovato la pubblicazione originale degli anni 60 di Napoli, che oggi non c'è più, e lo proponiamo. Thank you.
fra un po' eseguiremo un brano di un autore francese molto famoso, Georges Bizet. Mi soffermo poco sulla vita di questo autore perché tutte le volte che ci penso mi rattristo, perché è una delle classiche vite da musicista un po' sfortunato. Morto all'età di 37 anni, ha vissuto un anno in più di Mozart e ha scritto musica bellissima, è un autore dell'Ottocento, però questo secolo romantico a lui gli stava un po' stretto, infatti lo annoverano tra quelli tra i precursori del Novecento, anche se è morto in pieno Ottocento. E diciamo che lui era molto insicuro, aveva un carattere talmente tanto insicuro che pur essendo un grandissimo pianista e tutti i più grandi del periodo volevano che facesse dei concerti e lui non se la sentiva e campava facendo trascrizioni, riduzioni per pianoforte, campava con niente praticamente. E questa insicurezza l'ha portato pure a parecchi suoi lavori a non completarli in vita, quindi c'ha parecchie cose incompiute questo autore, ha tante altre addirittura a disposizione, quindi sappiamo che esistono, abbiamo il nome, cioè sono esistiti, abbiamo il nome ma non c'è più la musica, quindi se la trovate buttate, cioè, sappiamo come commercializzare la cosa. Allora, adesso tra diciamo i pezzi più famosi è questo, la Carmen, l'Arlesienne, sono tutti i pezzi suoi più famosi, sono quelli che lui ha scritto di getto, che magari lo commissionavano di getto senza pensare alle sue paure, alle sue insicurezze, di getto venivano fuori questi capolavori che noi seguiamo adesso. La Carmen. Thank you.
Rossini, e lasciamo sentire, diciamo, ascoltare il bambiare di Sivignolo per il tuo. Come nasce quest'opera? Racconto la storia. Rossini era un musicista quasi affermato, non proprio, era un giovane di belle speranze, stava a Napoli, aveva dei contratti con San Carlo. Gli arriva la chiamata dal Teatro Argentina di Roma per quest'opera, questa grandiosa trovazione. E con i vertici del San Carlo gli dice: guardate, io, lui era ambizioso Rossini, io mi hanno chiamato, non posso dire di no, devo andare a Roma. Ma stai attento, questo impresario di Napoli era una persona poco raccomandabile. Stai attento perché poi se torni, non so se troverai ancora il posto. No, lui parte, va a Roma, scrive quest'opera, Barbiere di Siviglia, pochi giorni lo scrive. La sera dello spettacolo, il signor Barbagia, l'impresario, pensa bene di mandare a Roma tre o quattro persone per disturbare l'opera. Quindi si infiltrano tra la gente. E a teatro si mangiava, si beveva, si andava prima, quindi la gente era abbastanza sui giri già. E durante l'esecuzione hanno cominciato a condizionare il pubblico facendo delle battute sul direttore, sui cantanti, facendo ridere le persone, innervosendo l'orchestra. Addirittura lanciano un gatto sopra il palcoscenico, in generale, e l'orchestra si ferma. Non paghi di questo. Cercano di spingere il pubblico proprio ad andare a dare una bella lezione al maestro, quindi salgono sul palcoscenico, entrano dentro le quinte, Rossini fugge, esce dal teatro, corre per le vie di Roma, inseguito da quest'orda di persone, si nasconde dentro un palazzo e se la fa franca. Ora, la mattina dopo, lui si ritrova a discutere con il direttore del Teatro Argentino, dice: che facciamo? Il direttore dice: siamo sulla bocca di tutti. Tutta Roma ridete di questo che è stato, l'orchestra era interrotto. E Rossini cerca di convincere, dice: no, bisogna arrivare, l'opera è buona. Insomma, lo convince, l'opera fu riveduta, fu un gran successo. Ora, in questo momento, in qualche altra parte del mondo, penso che staranno dando per dare di Siviglia. E noi facciamo una, diciamo, l'ouverture del Barbiere di Siviglia. Ogni opera ha una sinfonia introduttiva, o sinfonia o ouverture, perché in francese lui si trasferisce in Francia. Che cos'è l'ouverture? L'ouverture è proprio quando noi accendiamo il film. Parte la musica, ci stanno i titoli, la musica non... Già so se mi piace il film, nel senso che la musica ti deve calare nell'atmosfera di quello che sarà l'opera. Rossini però dell'ouverture ha fatto un capolavoro, tant'è che se voi andate in un negozio di dischi, un negozio di CD, oltre ad esserci le opere, ci sono le raccolte delle sue ouverture, delle sue sinfonie introduttive, durano 3, 4, 5 minuti, perché sono proprio belle. Solo di lui, forse di Wagner, le sinfonie. Buonasera. Io glielo raccontavo per scherzo alle prove, dice: no, la devi raccontare anche al pubblico. Alle prove era più lunga, però.
dall'Italia all'area centrale europea, con particolare riferimento alle città di Amburgo e Vienna, due importantissimi autori, compositori della storia della musica che sono stati Brahms e Strauss. Di Brahms andremo ad eseguire tra le sue più celebri melodie, tratte dalla raccolta di 21 danze ungheresi, dal numero 5. Queste danze ungheresi vengono composte in età giovanile da Brahms, sono tutte tripartite e sono composte con temi contrastanti nell'una e nell'altra sezione. E la particolarità di quest'opera sta nel fatto che lo stesso Brahms, per onestà intellettuale, non le numerò mai, perché tutte queste melodie vengono tratte in realtà da melodie preesistenti di tradizione folcloristica, popolare, gitana e ungherese, appunto. Lui ad Amburgo era solito suonare con il padre nel porto, quindi un grande crocevia di contaminazioni già all'epoca. Adesso sembra andare tanto di moda dire che si fa musica contaminata, ma già all'epoca, insomma, nell'Ottocento Brahms ne sapeva qualcosa. E dunque lui prende queste melodie, ne toglie la parte virtuosistica e improvvisativa che era tipica appunto del periodo e le mette in questa composizione. È del Novecento, molto più tardi, un lavoro molto interessante etnomusicologico da parte di Kodály, che ne ricava, andandole a cercare proprio nella tradizione folcloristica ungherese, le melodie originali, per cui ad oggi siamo in grado di poter andare a vedere quasi per ognuna di queste 21 danze qual è la melodia popolare originale da cui è stata tratta. A seguire, invece di Strauss, proporremo una polka. La polka è un genere da ballo. Strauss è sicuramente il nome più famoso legato a questo tipo di produzione, e quella che andiamo a presentare è la Trish-Trash Polka, in italiano traducibile come polka del chiacchiericcio, proprio a voler sottolineare, insomma, lo spirito con cui questa musica veniva proposta nelle sale da concerto del tempo, e dunque siete autorizzati anche voi a chiacchiericcio.
una brutta avventura. Lui era figlio d'arte, i genitori suonavano. Papà suonava, la madre cantava. Papà suonava il corno, la madre cantava. A volte il padre faceva il banditore per arrotondare, quindi non c'era la televisione, la radio, non andava in piazza, suonava e diceva al popolo. E Rossini piccolo andava dietro a papà e la mamma e ogni tanto l'affiancava la madre, cantava insieme a lei, a volte lo sostituiva. Pian piano la gente dei paesi limitrofi impara a conoscerlo, questo bambino, per cui la gente non voleva più la madre che cantasse, ma voleva che cantasse Gioacchino, una voce, sembra avesse una voce molto bella. Lo ascolta un impresario, vede questo bambino, questa voce, non aveva ancora cambiato la voce, va dalla madre, dal padre, e gli dice: perché non fate castrare vostro figlio? Si usava, adesso noi ne ridiamo, no? Una famiglia di figli, magari si moriva di fame, la gente veniva abbandonata davanti ai bambini, venivano abbandonati davanti ai monasteri, con il successo di uno, sacrificando uno. Il papà ha vacillato, la madre si è opposta, per cui non se ne fece niente. Lui poi, siccome è diventato poi un grande conquistatore, tra l'altro, lo raccontava in vecchiaia ridendo di questo fatto. Di solito la sapevo, di solito a chi chiacchiera molto stacca il microfono, non possiamo neanche fare. Qui è in conta di Rossini, ma dobbiamo suonare Strauss. Il secondo è La vita è bella, appunto, di Nicola Piovacchio.
tratto dal omonimo film. Buonasera. Thank you.
è un brano di George Gershwin, un autore statunitense, considerato l'iniziatore del musical americano. Il brano che proponiamo è tratto da un americano a Parigi, il titolo è Blues e con una elaborazione solistica di Engel Gualdi. Vado a presentare il gruppo, così ci salutiamo. Amedeo Ricci. Marco Lucchetti. Il direttore artistico Tiziano Leonardi e voi tutti ringraziamo per cortese attenzione e averci così ascoltato con molta, molta precisione e calore. Invitiamo tutti a seguirci nella pagina Facebook Quartetto di Clarinetti Ulderico Lovio. Buon ascolto e buona notte.